È cominciata la seconda semifinale che vede opposta la formazione della New Cap 74 di San Michele, in possesso adesso maglia azzurra, pantaloncini gialli, calzettoni azzurri come ci mostrano le immagini di Lorenzo Angiuli, mentre adesso è in possesso maglia bianca, pantaloncini neri, la formazione del Black and White Leverano. C'è subito in avanti la formazione della New Cap 74 con quintetto iniziale composto dalla, per quanto riguarda adesso c'è stato questo tocco tentato, il controllo da parte di Bergamo, per quanto riguarda la formazione delle Verano, Semeraro, Greco, Gennari, Bergamo e Sileno inizialmente in campo nel quintetto iniziale. Per quanto riguarda invece il la formazione della New Cap 74 che adesso ha effettuato la rimessa, c'è questa conclusione dalla distanza da parte di Anaclerio, è stata l'Anaclerio a tentare questa iniziativa. Con La Fortezza, Anaclerio, Corriro, Pugliese come giocatrici di movimento per il quintetto iniziale invece della New Cap 74. Adesso Black and White in fase difensiva riesce a ributtare in avanti questo pallone che però termina direttamente in rimessa laterale. Il capitano Isabel Pugliese della formazione di San Michele. Adesso c'è l'anticipo sulla La Fortezza e poi il tentativo di Bergamo per la formazione di Leverano di andare avanti sul settore di sinistra, ma questo tentativo è stato fermato. Rimessa laterale con la quale si è ripreso a giocare. 2 minuti e 15 secondi di gioco di questo primo tempo, 0-0 risultato. Ricordiamo, a beneficio di chi non ha assistito alla nostra prima trasmissione in diretta streaming delle semifinali riservate alle semifinali di Coppa Italia fase Puglia, riservate alle squadre che giocano nel campionato di Serie C pugliese. Nella prima semifinale il Bitonto ha avuto la meglio della formazione capo di Leuca con il punteggio di 5-1, mentre questa seconda partita che è appena iniziata ancora sul punteggio di 0-0. La Fortezza per la New Cap 74 viene smorzato il suo primo tentativo, subentra nell'azione però ancora il possesso della formazione di San Michele con la Corriro. Il New Cap che però ha commesso fallo in avanti e dunque calcio di punizione, anzi rimessa laterale che spetta alla formazione leccese, con qualche incertezza in fase di impostazione da parte della Zecca. Quindi sono attenzione, c'è questa conclusione da parte della Corriro, la conclusione da parte della New Cap 74 che non inquadra il bersaglio, ma è una prima opportunità importante. Adesso Pugliese che non può concludere, protesta nei confronti dell'arbitro, primo arbitro del match è la signora Sara Sparviro di Molfetta, Vincenzo Rizzi di Molfetta, questa è la coppia arbitrale a dirigere questa partita, con la Corriro che prova a recuperare questo pallone. E invece Bergamo, c'è il break di Pugliese per la Corriro, ancora passaggio di ritorno e poi c'è l'autorete proprio da parte della Bergamo che nel tentativo di evitare che il pallone raggiungesse la Pugliese ha invece messo dentro la propria porta. Corso dunque del
quinto minuto del primo tempo si è sbloccato il risultato. Autorete però di Bergamo. Questa opportunità adesso per Leverano con la Gennari, il suo tentativo è stato però messo in corner. Ancora la Gennari che prova ad domesticare questo pallone, c'è l'intercetto da parte di Corriere, poi Pugliese subentra nell'azione. Si tratta di rimessa, soltanto rimessa in favore della New Cup 74, con Pugliese che si appoggia sulla fortezza. Ancora Pugliese, l'idea per Corriero che però era rimasta in posizione più arretrata. Prova il pressing adesso la New Cup 74. Questo è Bergamo, anzi sì, la Bergamo che è il capitano del Leverano, che è stata protagonista della sfortunata autorete di poco fa. Un a zero il risultato. La Corriere adesso pericolosamente in avanti, prova a rimettere al centro il pallone, la Gennari riesce da terra a spazzare l'area. E dunque sarà rimessa in favore della formazione che è già in vantaggio per una rete a zero. Con la Pugliese che viene fuori bene con il possesso del pallone, ancora la Pugliese, la battuta con il destro respinta da Gennari oltre la linea laterale. Ancora il gol da parte di Corriero, il raddoppio della New Cup 74, micidiale 1-2 all'ottavo minuto del primo tempo delle ragazze di Tommaso. Raddoppio di Corriero dopo l'autorete di Bergamo. Gioco fermo, si riprenderà con questo calcio di punizione. Superto 2-0 il punteggio in favore della New Cup, subito a ritmi alti da parte della formazione di San Michele di Bari, che avanti per 2-0. Risultato sbloccato dopo 5 minuti con l'autorete di Bergamo, il raddoppio di Corriero. Gennari prova la reazione adesso, la formazione leccese chiusa dalla fortezza. Gennari per Bergamo, ancora lo scambio tra le due, ancora il break da parte della New Cup con la fortezza che viene chiusa da Semeraro. Dall'altra parte adesso in avanti la Black and White con la Bergamo che guadagna una rimessa in proprio favore, o meglio pensava di aver guadagnato la rimessa in proprio favore. Il secondo arbitro, il signor Rizzi, non è di questo avviso. Pallone che questa volta ha toccato nettamente per ultimo la Silino, e dunque rimessa sicuramente della New Cup 74. Lancio lungo avanti verso Pugliese che non riesce a controllare questo pallone, a Gennari per un attimo, poi Corriero che viene fermata a sua volta da Bergamo, si lotta su questo pallone. Alla fine alla meglio una New Cup che guadagna la rimessa. Pugliese per la fortezza, da questi verso Corriero. New Cup 74 che perde il possesso del pallone. Gennari verso Bergamo, ancora Gennari,
World Cup 74 che adesso importa la campanale, che viene impennata proprio adesso in due tempi. Poi c'è il numero 4 Anaclerio, il capitano pugliese, La Fortezza e Curriro a comporre il quintetto in campo in questo momento per la formazione in vantaggio già per 2-0. Dall'altra parte abbiamo la Semeraro, Zecca, Gennari, Bergamo e Silone in campo con il gol ancora della Corriere. Non perdona, concretezza estrema e assoluta da parte della New Cup 74 che si porta già avanti per 3-0. Siamo all'undicesimo minuto. Il primo è stato un autorite, poi la doppietta di Corriero. Entrata in campo la Greco nelle file della formazione di Leverano. Entrata anche la Muci, sempre per la formazione leccese. Palla per Anaclerio, all'indietro verso la Corriero. Ancora Corriero per il destro in diagonale di Anaclerio che sfiora il bersaglio. In campo la Sacchetti per la New Cup 74, proprio la Sacchetti che ha ricevuto adesso il pallone, il break su di lei è stato della Muci, ma la rimessa comunque è in favore della New Cup 74. Si gira bene l'Anaclerio che però si è portata il pallone oltre la linea laterale, almeno questa è la decisione della coppia arbitrale. Era stato chiesto forse anche un time out, sì, che viene adesso assegnato, richiesto dalla formazione di Leverano. Prova a porre rimedio mister Marzano a un inizio negativo da parte delle proprie ragazze, già sotto per 3-0. La concretezza, dicevamo prima, da parte invece della New Cup 74, formazione di San Michele che è già andata a bersaglio in tre volte. Per la verità il primo caso è stato un autorite segnato dalla Bergamo, ma su pressione della formazione oggi maglia azzurra è stata una buona trama offensiva. Lo scarico di Corriero verso il palo più lontano dove c'era la Pugliese, che è stata anticipata in scivolata dalla Bergamo che ha poi alla fine messo dentro la propria porta, ovviamente in maniera involontaria. Una partita che inizia subito in salita, nettamente in salita per la formazione del Leverano. Ancora un break da parte del San Michele con il tentativo che era stato impostato dalla Rosato. Poi attenzione perché c'è un infortunio, proprio la Bergamo che zoppica un po', ma sembra in grado di mantenere il proprio posto in campo. Il capitano della Black and White, palla al limite, c'è la conclusione di Sacchetti con il destro, la respinta con i piedi del portiere Semeraro. Quando manovra in velocità la New Cup 74 riesce a creare pericoli. New Cup 74 è seconda in classifica, proprio alle spalle della formazione di Bitonto che è prima a punteggio pieno. 42 punti per il Bitonto che in campionato non si è mai fermato fino adesso, tutte vittorie. Invece la New Cup ha perso proprio lo scontro diretto, ecco perché in classifica è al secondo posto. C'è
c'è un corner guadagnato dalle ragazze della New Cup. Vi ricordo che, come ci mostrano le immagini di Lorenzo Angiuli in maglia azzurra, pantaloncini gialli e calzettoni azzurri, la formazione che è avanti per 3-0 della New Cup 74 di San Michele, che attacca da destra verso sinistra in questo primo tempo, in maglia bianca con pantaloncini neri e calzettoni bianchi, la formazione della Black and White di Verano, che adesso è in possesso con la zecca che ha cercato di servire Greco. Ultimo tocco però è di una giocatrice del Leverano, quindi la rimessa già effettuata, palla in avanti verso Rosato, che però non è riuscito a controllare per tempo il pallone. Bergamo, la pugliese su di lei, che riesce a recuperare il pallone, poi Gennari oltre la linea a Sacchetti per Anaclerio, verso Rosato, ancora Anaclerio, prova a cambiare fronte ma intercetta la Bergamo, che viene fermata a sua volta. Anaclerio, il destro di Anaclerio, la respinta da parte di Semeraro, aveva un doppio appoggio sulla sinistra la Anaclerio, in questo affondo cercato la conclusione personale, dall'altra parte il controllo di Greco e prova a concludere, è stata la respinta di Pugliese, anche se Greco ci ha messo un po' a girarsi e ha dato modo alle ragazze avversarie di potersi chiudere. La rimessa era in favore del Leverano e non della formazione di San Michele. Intervenuto il secondo arbitro del match, che è il signor Vincenzo Rizzi, ad assegnare giustamente la rimessa laterale. Gennari verso Bergamo, non riesce a controllare la Bergamo, si porta il pallone oltre la linea laterale, rimessa affidata alla Pugliese, che è capitano della squadra di San Michele. C'è questa opportunità per il San Michele con Rosato, che ha cercato di servire Pugliese, c'era però dall'altra parte completamente libera la Fortezza, che probabilmente la compagna non ha visto, poteva creare un pericolo maggiore. La Fortezza, il controllo e poi il destro con la palla che colpisce l'esterno della rete, non cambia il risultato. Siamo al 18° minuto del primo tempo, 3-0 avanti la New Cup 74, con Campanale che ha messo in movimento il proprio capitano Pugliese, poi adesso è intervenuta la Fortezza, Rosato, l'ultimo tocco è stato di Muci e dunque può effettuare la rimessa la formazione di San Michele, che nel frattempo è vicendato, è rientrata la Corriero al posto di Isabel Pugliese. Corriero, il destro, colpisce la Gennari, poi Bergamo che prova a tenere in campo il pallone, lo tocca ma non lo controlla, quindi palla out. La rimessa che viene affidata al numero 5 della New Cup, cioè Sacchetti. Corriero che mette in movimento ancora la stessa giocatrice, ha messo al centro un buon pallone per Rosato, la Sacchetti, questa volta ha rimediato Semeraro con un buon intervento, l'esterno di Bergamo, la parata. Poi il pallone che è finito direttamente dalle parti di Semeraro. A Gennari, riesce a toccare il pallone verso Bergamo. Ancora Gennari, lo scambio tra le due per non si chiude. Devo rettificare, in porta c'è la Arciuli per il San Michele, non la Campanale. È stato un nostro errore invertendo il numero di maglia, il numero 22. Ed è allora l'Arciuli che effettua questo rilancio lungo per Rosato, ma è intervenuta Semeraro in chiusura subito. Bergamo, c'è il break da parte di Sacchetti, che poi prova con il destro, respinta la sua conclusione, poi allontanata definitivamente da Greco. Rimessa laterale, ancora cambio nelle file del San Michele, uscita la Rosato,
entrata la sorella con il numero 23, l'esterno da parte di Bergamo, che però non inquadra il bersaglio. Con calma Arciuni, che rimette questo pallone avanti servendo ottimamente la Corriero. Corriero proprio per la giocatrice, è entrata la sorella che però da sotto porta non trova il bersaglio, mette di poco al lato. Questa volta occasione sprecata dalla New Cup 74. Palla verso Greco, che è riuscita a servire Bergamo, passaggio di ritorno sbagliato, esce la Bergamo, rientra l'Asilino nelle file della formazione lucese allenata da mister Sergio Marzano. Adesso Corriero centralmente per la sorella, ancora verso Corriero, c'è un buon varco, palla al centro, lì sul secondo palo si fa trovare puntualissima la Fortezza, che firma la rete numero 4. 21 minuti nel corso di questo primo tempo, puntualissima la Fortezza sul servizio di Corriero, che ha calciato volontariamente sul secondo palo. Ancora la Fortezza, il break sulla rientrata Silino, c'è il fallo. Corriero all'indietro per la Fortezza, la finta di la Fortezza che serve Sacchetti, parallela di Sacchetti per Corriero, che viene fermata da Bergamo, che intuisce tutto, mette palla in fallo laterale. Corriero, Corriero per la sorella, si gira, la conclusione però colpisce il pallone troppo sotto, termina oltre la traversa. Adesso Semeraro a rimettere in campo il pallone, il tentativo di Sireno che colpisce al volto Corriero, che rimane a terra, involontario ovviamente il pallone di Sileno, che va subito ad accertarsi della condizione dell'avversario, che è stata colpita proprio al volto. Viene consentito l'ingresso della massaggiatura mentre c'era pronto un cambio nelle file della New Cup 74, stava per rientrare la Pugliese, o probabilmente è pronto il cambio nell'eventualità la Corriero dovesse avere problemi. Esce infatti la Corriero, entra al suo posto Milano, un po' contrariata forse la Corriero perché si è ripresa completamente, voleva rimanere in campo, magari giusto il tempo di rendersi meglio conto delle sue condizioni. Adesso c'è l'uscita da parte di Arciuli, che si è praticamente accartocciata sul pallone, lancia in avanti verso la sorella, si gira con il sinistro, la respinta ancora in corner, anche la sorella subito minacciosa in avanti. La Fortezza verso Sacchetti, Sacchetti lo scambio con la sorella, ma non si è chiuso il triangolo tra le due. Gennari, palla per la sorella, il break tentato dalla New Cup 74, pallone poi che si perde però sul fondo, per la rimessa di Semeraro su Bergamo, che poi però non può tenere in campo il pallone e finisce dalle parti della nostra postazione. Sarà rimessa per la New Cup con Sacchetti, che è stata servita da Milano. Sacchetti, conclusione, si immola la Gennari che chiude, poi Milano ha recuperato palla, però il Leverano con Gennari adesso
Gennari verso Bergamo, ancora lo scambio tra le due, non concede molti varchi la New Cup 74, anzi li chiude tutti i varchi e Sileno non può controllare questo pallone che termina out. 26 minuti nel corso del primo tempo, punteggio di 4-0. Inizio grande concretezza, ma quando accelera la New Cup 74 dà sempre l'impressione di mettere in difficoltà la formazione avversaria. Accelerazioni importanti da parte della squadra oggi in maglia azzurra. Gennari salta una prima avversaria, riesce a lottare su questo pallone, poi la Bergamo, il sinistro, palla fuori, aveva recuperato un buon pallone la Bergamo, ha provato subito la conclusione ma non è riuscita ad impegnare Arciuli. Rientra in campo Pugliese per la New Cup 74, adesso Milano ancora verso Pugliese, c'è il tentativo di pressing sul capitano della formazione di San Michele da parte della Muci. Arciuli verso Milano che ha servito all'indietro ancora il proprio capitano e poi Milano non riesce a tenere in gioco il pallone. Riparte Leverano con Sileno che scodella questo pallone in avanti, non c'è nessuno, c'è soltanto il portiere Arciuli che può controllare con calma. Milano su Pugliese, ancora Milano, Pugliese salta in dribbling un avversario che però poi recupera. Gennari destro, gran gol da parte della Gennari, che bel gol. Gennari ha vinto un contrasto, si è portato in avanti lungo praticamente la parallela con la linea laterale e poi ha fatto esplodere un destro che praticamente si è infilato alla sinistra quasi all'incrocio dei pali della porta di Arciuli. Accorcia le distanze al 28esimo minuto. La Gennari, prima risposta concreta da parte del Leverano alla supremazia per adesso abbastanza netta da parte della New Cup. Palla in avanti, il destro da parte di la sorella da posizione defilata, il diagonale questa volta inganna Semeraro e il punteggio diventa 5-1. 29esimo minuto. Punteggio che è cambiato nuovamente con il gol al 29esimo di la sorella. Dopo l'autorità di Bergamo, la doppietta di Corriero, il gol di La Fortezza, adesso la sorella per il 5-1 che è il risultato maturato fino adesso. Siamo quasi in chiusura della prima frazione di gara. Bergamo fermata, Rosato alla rimessa laterale,
palla verso Anacleri, lo scambio tra le due, ancora Rosato, si allunga il pallone, rimedia la difesa del Leverano. Bergamo, ancora Rasolella che ha riportato in avanti questo pallone recuperato dalle ragazze del Leverano. Adesso Gennari, l'autrice del gol forse più bello della partita fino adesso, ma è stato però l'unico in favore del Leverano contro i 5 della New Cup 74. Bergamo dalla grande distanza, palla sul fondo, Rasoterra che la Arciulli ha potuto controllare senza la necessità però di dover intervenire. La stessa Arciulli va a rimediare adesso ad un pallone che Silino aveva provato a portare via alla Puglisi, lancio lungo verso Rosato che però non è potuto intervenire sulla traiettoria del pallone. Muci in avanti per Bergamo, era buona l'idea lungo l'out di destra, Bergamo però non ha controllato, pallone terminato fuori, scuote la testa la Bergamo che si rammarica con se stessa. Il capitano della Black and White Leverano, e finisce qui il primo tempo sul punteggio di 5-1 avanti la New Cup 74 San Michele. C'è stata la reazione come concretezza con il gol bello, molto bello di Gennari, ma con la supremazia netta fino adesso da parte del San Michele. Le immagini di Lorenzo Angiulici mostrano le squadre che rientrano negli spogliatoi. Ci fermiamo anche noi, ci risentiamo tra poco. È iniziato il secondo tempo tra la New Cup 74 di San Michele e la Black and White di Leverano. Si riparte dal 5-1 maturato nel primo tempo in favore della formazione di San Michele, che ha cambiato la giocatrice in porta, se non è demorato durante l'intervallo. Intanto in, come giocatrice di movimento ci sono la Corriro, la Fortezza, Capitan Puglise e Sacchetti. Dall'altra parte Semeraro, Gennari, proprio Gennari adesso uscita a chiudere il tentativo avversario. C'è questo retropassaggio senza che il pallone avesse superato la linea di metà campo, c'era proprio l'impostazione dell'azione. Dovrebbe essere adesso in porta la campanale, sì, questa è la variazione nella formazione di San Michele, che intanto risufferà di questo calcio di punizione. Dicevamo Semeraro in campo per la Black and White Leverano a difesa dei pali, poi ci sono la Gennari, Greco, Silino e Muci, praticamente tutti a costituire il muro insieme allo stesso portiere Semeraro sulla battuta di questo calcio di punizione, con la Corriero che va a disturbare la barriera avversaria. Palla per la Fortezza e salva sulla linea praticamente la Gennari, devo dire la migliore tra le ragazze del Leverano, non fosse altro per quella grande conclusione con cui ha trovato quello che per ora è il gol della bandiera, ma davvero una grande conclusione. Anche adesso la Gennari come se avesse segnato un secondo gol, in realtà ne ha salvato uno togliendolo quasi dalla propria porta, perché la conclusione sul calcio di punizione aveva ingannato il proprio portiere Semeraro. Gennari, palla in avanti, c'è il tocco di Corriero, il possesso sarà della Black and White. Questo pallone è rimesso al centro da Greco, finito fuori dalla parte opposta. Il tocco di Sacchetti all'indietro, palla per
Pullise, poi la Fortezza che porta in avanti adesso il pallone. È finita a terra Sacchetti, dunque c'è il calcio di punizione in favore della formazione di San Michele. Vi ricordo la coppia arbitrale a dirigere questo incontro, formata da Sara Sparviero e Vincenzo Rizzi, entrambi sono di Molfetta. L'anticipo di Sileno, che poi non riesce a completare il disimpegno. Corriero all'indietro, si appoggia sulla Fortezza, da questi verso Sacchetti, che però non è arretrata per tempo. Effettuata in maniera irregolare la rimessa da parte di Greco. Prontamente il primo arbitro Sara Sparviero ha rilevato l'irregolarità e dunque ha segnato la rimessa in favore del San Michele. Ma c'è ancora il break da parte di Greco, recupera la Fortezza. Sulla sinistra si fa vedere Corriero che riceve, palla al centro per la Fortezza che non può agganciare, passaggio un po' all'indietro rispetto alla posizione del numero 3 di San Michele. Opportunità che si perde. 5 minuti nel corso della ripresa, 5-1 il punteggio, avanti il San Michele sul Leverano. Pallone al centro per la Fortezza che con un pallonetto preciso, palla che colpisce la parte interna del palo e poi finisce in rete. Quinto minuto del secondo tempo, la Fortezza segna il sesto gol per la propria squadra, il secondo personale. La Fortezza per Pullise, a deviazione di Muci. Conclusione con la palla che viene deviata in corner, Corriero per la Fortezza, però poi si porta il pallone oltre la linea laterale. Gennari. Corriero cerca l'anticipo, poi vince il contrasto con Greco, tocca indietro per la Fortezza, chiude il tentativo avversario e prova a far ripartire la propria squadra, che invece viene fermata da Gennari. Conclusione di Gennari, respinta in out dalla Sacchetti. Gennari prova la conclusione, ancora respinta sempre dal corpo della Sacchetti, finisce dalla parte opposta. La Semeraro per Muci, tocco di Corriero, Gennari verso Greco, prova ad anticipare l'uscita di Campanale, pallone termina fuori. Campanale che va a recuperare il pallone, chiamato lo schema alle proprie compagne, mette in movimento Sacchetti al terzo secondo contato dall'arbitro. Poi bello il dribbling da parte di Pugliese, che poi viene fermata da Sileno, commette fallo la Sileno sul capitano avversario, che adesso va a sedersi in panchina, cede il posto a Susca. La Fortezza batte il calcio di punizione, tocca all'indietro per Corriero. Corriero verso Sacchetti che si gira bene, ancora intercetta la Gennari, il pallone che sembrava destinato
a Šuška, che avrebbe potuto creare qualche grattacapo alla retroguardia leccese. Gennari adesso il pallone, c'è questo tentativo della Fortezza che viene fermato, sarà rimessa laterale per la ripresa del gioco, la stessa la Fortezza che si incarica della battuta. C'è il tocco di Greco che di rimessa laterale ne determina immediatamente un'altra. Corriero, la parata di Semeraro però in anticipo sulla Fortezza. Corriero cerca il varco, perde per l'attimo giusto, prova a ripartire Gennari, viene rincorsa dalla stessa Corriero che accompagna il pallone oltre la linea di fondo. Caparale ha messo in movimento la Šuška per questo pallone lungo la linea laterale, però è terminato fuori. Gennari verso Silino, da questi a Greco, di prima per Gennari, la conclusione, l'uscita di Campanale che chiude lo specchio avversario. Ancora la Gennari, ci prova da posizione impossibile, palla al centro, ancora Gennari, chiedeva il corner la Gennari, per gli arbitri però ha calciato quando il pallone era terminato oltre la linea. Sacchetti, si accentra Sacchetti, il destro respinto ancora dalla Gennari in corner. 6-1 il punteggio, decimo minuto della ripresa. Adesso va a Corriero in possesso di palla, parallela verso la Šuška che però non è potuta intervenire, c'è stato invece il pallone messo in out. Corriero adesso, Corriero il destro, la respinta di Semeraro. Deviazione ancora di Semeraro che si rifugia in corner sull'ennesimo tentativo da parte della New Cup 74. Palla al centro per Semeraro che prima sembra smanacciare il pallone, poi lo fa suo. Serve la Mucci che si gira su se stessa e tocca su Gennari. Gennari in avanti, intercetta la Sacchetti. Poi Šuška, ancora Sacchetti. Šuška mette avanti questo pallone. Semeraro l'ha già recuperato. Servito Greco. Gennari ancora verso Greco. La Fortezza per Sacchetti che aggancia bene. Si gira il destro. Termina però abbastanza nettamente fuori. Nel frattempo va a sedersi, a riposarsi un po' la Gennari, entra Zecca con il numero 6, servita Mucci, alligato proprio per Zecca, da questa Cagnazzo, Martina Cagnazzo, sono le due Cagnazzo in lista delle Leverano, l'altra si chiama Chiara e dalla maglia numero 23. La Fortezza si era fermata Anacleto nel frattempo, quindi il pallone è terminato fuori. Bergamo rientra in campo, cede il posto la Greco. Campanale verso Anacleto, la Fortezza per Šuška, di prima in avanti, un servizio lungo quasi l'out di sinistra. Semeraro verso Bergamo che controlla, poi Corriero però sul pallone per la New Cup. Anacleto, Anacleto quasi va a recuperare il pallone dopo il tocco di un'avversaria, c'è la chiusura di Zecca. Šuška, serve la Fortezza che salta in dribbling della stessa
Šuška, che comunque non si fa superare, costringe a rimanere alla propria metà campo la formazione di San Michele. Corriero davanti al proprio portiere, poi lascia indietro per Anaclerio. La Fortezza in avanti, il tocco della Fortezza trova l'opposizione di Zecca. Palla in out, la ripresa della New Cup con la Fortezza, buono servizio per Corriero, ancora sulla Fortezza. Tunnel di Šuška che poi subisce il contrasto da Muci, falloso dice il primo arbitro, dunque sarà calcio di punizione ed è anche un fallo di squadra commesso dal Leverano. Siamo giunti al 14° minuto di questa ripresa con il San Michele, la New Cup, 74 avanti per 6-1 sul Black and White di Leverano. Vi ricordo che la seconda semifinale per l'assegnazione del titolo di Coppa Italia fase Puglia per le squadre che partecipano al campionato di Serie C femminile. Risultato della prima semifinale, visto la vittoria del Bitonto, Five Bitonto si è imposto sul capo di Leuca Woman con risultato di 5-1. Rimonta del Bitonto che era andata in svantaggio per una rete a zero, ma poi ha saputo raddrizzare le sorti di questo incontro, l'ha fatto suo. Questo secondo match invece saldamente nelle mani della New Cup 74, con la Fortezza, la battuta respinta, Rosato ad effettuare la rimessa, tocca indietro sul Corriero, serve Anaclerio. Anaclerio suggerisce per Rosato, in vantaggio per Zecca che accompagna il pallone oltre la linea e si garantisce così il possesso in proprio favore. Cerca l'anticipo Rosato tra Zecca e Semeraro, riesce a deviare verso la porta, pallone che finisce in corner per la battuta di Corriero che serve alla Fortezza. Lo scambio tra i due, palla al centro da parte di Corriero. Rosato un attimo prima invece aveva fatto qualche passo indietro. Corriero ancora, si allunga il pallone, viene fermata da Muci. Rimessa per Semeraro, all'indietro per Zecca che serve Bergamo. Bergamo verso Martina Cagnazzo, ancora Bergamo, sale il pressing di San Michele. Semeraro serve Zecca, la chiusura di Anaclerio su Bergamo, poi la Fortezza stava per intuire Zecca che non è riuscita però a portare una minaccia concreta verso la porta di Campanale, che si appresta adesso a rimettere in gioco il pallone. Il Campanale prova a servire Milano, un po' fuori misura questo suggerimento, palla che termina out. 6-1 il punteggio qui al palato disco di Cisternino. Anaclerio il destro, palla forse deviata, si impenna oltre la traversa, sarà corner ancora in favore del San Michele. Rientra nelle file della New Cup 74 Capitan Pullise al posto della Fortezza. 18 minuti della ripresa. Anaclerio, rimessa per Leverano con Muci, qualche difficoltà nel controllo, sta per approfittare Anaclerio, poi l'uscita di Semeraro. Martina Cagnazzo guadagna la rimessa laterale, la effettua toccando su Zecca, lancio lungo di testa, può soltanto
intervenire sulla traiettoria la Bergamo, ma non controllarla. Lancio di Puglisi in avanti, sfiora soltanto Rosato, fa solo il pallone alla Semeraro, mette in movimento Mucci per Cagnazzo, Martina Cagnazzo, chiusa dalla Puglisi che vince il contrasto, poi Milano per Anaclerio, ancora Puglisi, con calma Puglisi su Rosato, Milano verso Anaclerio, non riesce a restituire il pallone e finisce sul fondo. Semeraro ha servito Martina Cagnazzo, da questi a Bergamo, Bergamo ancora per Zecca, il pallone all'indietro per Bergamo, troppo all'indietro rispetto alla posizione del capitano della formazione leccese. Pugliese per Anaclerio che vince un contrasto, riesce a servire Milano, Milano prova ad accentrarsi, Rosato, ancora Milano all'indietro su Pugliese, Rosato, guardia serrata in questo frangente di Zecca su di lei, la rimessa guadagnata dalla Black and White, poi Rosato, il destro fuori misura, Semeraro rimette in gioco il pallone servendo Zecca, da questi a Bergamo, ancora impreciso il passaggio. Puglisi per Semeraro, però, che ha fatto solo il pallone, adesso in campo anche la Bruno che non controlla questo suggerimento, pallone si perde sul fondo. Anaclerio si porta in avanti, guadagna questa rimessa, si fa vedere Puglisi che riceve, lo scambio tra le due, ancora Puglisi, questa volta la Rosato che rimette al centro questo pallone ma non è raccolto da nessuno, pallone sul fondo per Semeraro che può impostare per Bergamo, da questi a Bruno, ancora Bergamo, Zecca per Mucci, palla ancora per Bruno che si aspettava un passaggio più dosato nella forza e non è riuscito a controllare. Zecca ferma il tentativo di Anaclerio ma concede rimessa per il San Michele che l'ha già battuto, San Michele che ha messo in campo anche la Ricchi, adesso Puglisi verso Milano che era già più avanti rispetto alla traiettoria del passaggio, rimessa per Leverano, la Puglisi intercetta questo pallone, prova a servire l'imbucata per Milano che si era fermata invece dal movimento, il pallone si è perso. Zecca verso Bruno che controlla, prova il suggerimento su Bergamo ma si chiude in fase difensiva e San Michele prova a ripartire, ancora Leverano, rimessa, palla per Mucci, ci prova dalla grande distanza, poi Zecca dopo il tocco di Anaclerio che di pallone ne tocca subito un altro, Puglisi verso Anaclerio, fermata dalla Zecca in fallo laterale, scocca adesso il 23° minuto del secondo tempo, sempre 6-1 il punteggio per il San Michele che sembra aver messo in cassaforte le sorti di questo match, tra l'altro situazione di vantaggio determinata già nei primi minuti, attenzione adesso al rientro di la sorella che è andata a rubare pallone, e poi la Mucci che deve girarsi, ha qualche problema, riesce a servire Zecca, Zecca prova ad andare via in dribbling all'Anaclerio, la scavalca ma si allunga il pallone e ne perde il possesso, anche se si tratterà di riprendere con una rimessa in favore di Leverano. Bergamo prova a servire nuovamente la Zecca, ha intuito tutto invece Anaclerio,
Anacleto prova il cost to cost verso la metà campo opposta, tutto lungo l'out di destra, guadagna una battuta dall'angolo, servita la sorella che però colpisce male il pallone, lo tocca all'indietro Pugliese che sfiora l'autorite con Campanale che si tuffa alla disperata, anche se forse un attimo dopo il tentativo della compagna, un altro pallone che attraversa tutto lo specchio della porta, ha cercato di allungarsi sulla traiettoria Bruno ma non ha trovato il pallone che è finito fuori dalla parte opposta. Pugliese verso la sorella, ancora per Pugliese, Pugliese attaccata da Mucci, tocca indietro per Anaclerio, la finta di Anaclerio, si ferma la sorella per suggerire un appoggio, il dribbling di Anaclerio, conclusione boccata da Semeraro che impegna Anaclerio e non riesce a evitare la rimessa concessa alla Black and White di Leverano. 6-1 sempre il punteggio, cronometro che adesso indica il minuto numero 25 di questa ripresa. Conclusione dalla propria metà campo di la sorella, palla che finisce sulla scala di accesso agli spogliatoi, palla per Bruno, prova a restituire palla a Mucci ma ha chiuso bene ancora una volta Anaclerio, palla per la sorella che ha subito fallo da parte di Zecca, nella circostanza si riprenderà con questo calcio di punizione in favore della New Cup 74 che continua non solo a condurre ma tutto sommato anche a controllare il match, forte di questo vantaggio. Ricordiamo la successione delle reti nel primo tempo, al quinto minuto c'era stata l'autorete di Bergamo, poi la doppietta di Corriero all'ottavo e all'undicesimo, al ventunesimo il quarto gol di La Fortezza, al ventottesimo Gennari aveva provato ad accorciare le distanze ma è arrivata immediata la risposta di la sorella, al ventinovesimo del primo tempo nella ripresa ha segnato La Fortezza dopo 5 minuti. Anaclerio, bella l'imbucata per la sorella che si fa chiudere prima da Semeraro poi da Bergamo che allontanano questa minaccia. Anaclerio, Bergamo in break, Bergamo però va proprio contro la stessa Anaclerio, adesso c'è questo pallone al centro per la sorella che non controlla, di prima intenzione Bergamo verso Bruno, colpito male il primo pallone, Bergamo ha provato a servire la compagna poi con un colpo di testa, non è riuscito né nel primo né nel secondo tentativo. Bruno prova a saltare Pugliese e c'è il primo cartellino giallo di una partita fino adesso correttissima, fallo del capitano ammonita la Pugliese al 26° minuto del secondo tempo, anzi 27°. Bergamo sul pallone, capitano della formazione di Leverano, la Mucci adesso vicino alla palla, due in barriera per San Michele, si stacca, attenzione destro da parte di Bergamo che inganna Pugliese che era praticamente lì sulla linea ma che ovviamente non era un intervento facile assolutamente. Bergamo dunque al 28° del primo tempo, aveva segnato la Gennari, al 28° del secondo tempo arriva anche il gol di Bergamo che prova a rifarsi di quell'autorito, protesta il Leverano perché questa rimessa era in proprio favore secondo i componenti della formazione leccese. Non è stata di questo avviso la coppia arbitrale che è, ripeto, composta da Sara Sparviero e da Vincenzo Rizzi che sono entrambi della sezione di Molfetta. Palla per Bruno, in qualche modo Campanale
riesce a fermare, e c'è il time out chiesto dal Leverano. Si riprenderà con un corner, credo, in favore del Leverano, che prova a ridurre il passivo in questo finale di gara, ma ormai manca davvero poco, pochissimo al termine. Al nostro cronometro siamo al 29esimo minuto, 28 minuti e 17 secondi di questa ripresa, quindi manca davvero poco. Vedremo quanto tempo di recupero accorderà la coppia arbitrale, ma ripeto, partita saldamente nelle mani della New Cup 74 di San Michele, con il punteggio che adesso è di 6-2 per effetto del gol di Bergamo. E va infatti Muci a riprendere il gioco. Sarà rimessa laterale in favore della Black and White, questi pochissimi minuti che adesso restano da giocare. La battuta di Bergamo, la chiusura di Susca, palla per la sorella che prova a girarsi, guadagna una rimessa laterale perché l'ultimo tocco è di Silino. Mancano una trentina di secondi al termine del tempo regolamentare. Anaclerio si gira bene su se stessa, poi zecca per un attimo, ancora Anaclerio a recuperare il pallone, all'indietro per Puglisi, da questi a Susca. Susca salta in dribbling un'avversaria, poi rischia un po' di perdere il possesso. Bergamo dall'altra parte, il tocco di destro di Bergamo che sfiora il palo. Un minuto soltanto di recupero in coda a questa partita, che dunque volge al termine. E la composizione della finale di domani per quanto riguarda la Serie C femminile sarà Bitonto contro New Cup 74. In pratica prima e seconda del campionato si affronteranno anche nella finale di Coppa di domani. Sarà la prima finale del pomeriggio, il giorno conclusivo di queste finali che si stanno svolgendo da giovedì 2 gennaio al Palato Disco di Cisternino. Infortunio per Bergamo, che però rimane in campo in questi pochi secondi ormai che restano da disputare. Battuto il corner, corriero all'indietro per Anaclerio. Anaclerio salta in dribbling un avversario, ma finisce qui. E con il punteggio di 6-2 la New Cup 74 San Michele supera Black and White Leverano, partita che ha avuto poca storia per la verità. Dopo 11 minuti vinceva già per 3-0 nel primo tempo la New Cup 74. Ha provato a reagire la formazione di mister Marzano, ma l'impressione che San Michele ad ogni accelerata creava pericolo per le avversarie. E dunque domani, prima finale in programma, si affronteranno il Bitonto, la Five Bitonto e la New Cup 74 San Michele. Le immagini di Lorenzo Angiuli ci mostrano il saluto di fine partita tra le due squadre. Grazie a voi tutti. Magari ricordiamo la successione delle reti: al quinto l'autorete di Bergamo, poi ottavo e undicesimo la doppietta di Corriero, al ventunesimo la Fortezza, al ventottesimo il gol di Gennari, al ventinovesimo quello di Lasorella nel primo tempo, nella ripresa al quinto ancora il gol di La Fortezza e poi al ventottesimo quello di Bergamo. 6-2 il finale per il San Michele, che fa festa con i propri tifosi. Ci fermiamo e poi alle 19 ci sarà la prima semifinale delle squadre che partecipano al campionato di C2 maschile. A tra poco.